trying hard to figure out why we've been brought here, why angels come to dark rooms. The silence that we find in the corners of where they reside will slowly pull us in. Signora, mi sente? Mi sente? Comandante, alle nostre spalle c'è un motto veramente importante: zero alcol, zero problemi. L'alcol e la guida non vanno molto d'accordo da sempre, ma ultimamente, come dire, le cronache sono piene di questi incidenti causati dall'alcol e magari anche dalla distrazione, perché spesso alcol e distrazione vanno assieme. È un binomio pericolosissimo, quello della distrazione, della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e ancora di più sostanze stupefacenti. Il denominatore comune è quello della distrazione, perché alla fine si guida senza essere coscienti, si è inconsapevoli, si è alla guida di un mezzo ma non si è con il cervello alla guida di quel veicolo, perché è un po' come, lo dico spesso, è come guidare bendati.
si perde il controllo, si perdono le cognizioni della distanza, ed è per questo che è molto importante questa campagna che verrà attivata nei prossimi giorni, chiamata una guida responsabile, che deve essere soprattutto rivolta ai giovani. Ai giovani dobbiamo far capire che non è importante la sanzione, ma ai giovani dobbiamo far capire quali sono le gravi conseguenze che possono essere proprio di quei ragazzi che non usano attenzione durante la guida. Un appello: ricordatevi che il casco deve essere non soltanto indossato, il casco deve essere anche allacciato. Evitiamo di fare messaggi, fermiamoci, e soprattutto dobbiamo ricordare quella famosa frase che dice dopo un bellissimo sabato sera si spera sempre che ci sia anche una domenica bellissima, anche una domenica mattina bellissima. Ecco, è un augurio, ma soprattutto una considerazione importantissima, soprattutto una cosa che vorrei rimarcare con lei. Il parlare con i giovani, ma questo vuol dire anche colloquiare con le scuole. Sì, è colloquiare con le scuole, instaurare un clima di amicizia, come si diceva prima, e far sì che anche questi ragazzi si avvicinino ai corpi di polizia locale, non con il timore, ma anche per una semplice informazione. Noi saremo presenti in questa manifestazione con l'unità mobile, presenteremo ai ragazzi l'etilometro, presenteremo i precursori, che sono delle altre apparecchiature che ci consentono, prima di sottoporre all'etilometro, se una persona ha assunto sostanze alcoliche. E in arrivo anche un'altra strumentazione elettronica che ci consentirà di sapere se la persona è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Comandante, abbiamo parlato dei giovani, ma quello dell'alcol e della guida è un aspetto che riguarda anche i meno giovani, purtroppo. Riguarda tutti, riguarda me, riguarda lei. Dobbiamo stare attenti soltanto a non cadere in quella tentazione, proprio in quella cena, sapere dopo di dovessi essere consapevoli di avere a bordo altre persone, quindi creare pericolo non soltanto per quelli che stiamo trasportando, ma anche per tutte le altre persone. Quindi cerchiamo di combinare magari la guida con sua moglie, oppure con un parente: io una sera bevo io, una sera beve l'altro, anche so che la tentazione è altissima. Grazie e buon lavoro, soprattutto un augurio che il vostro impegno dia i frutti sperati e soprattutto che i giovani e i non giovani vi ascoltino. Ai giovani l'ultimo appello, quello di Alex Zanardi: ricordatevi che nella vita non c'è la retromarcia.